Sto lavorando su un prototipo di nuovo arco. Mi aspetto che possieda un'energia incredibilmente distruttiva. Che Sokolov è nostro ospite. Attenzione, cittadini. Chiedigli come riuscire. Stasera le strade adiacenti a Villa Pennington saranno chiuse per una cerimonia privata in commemorazione della tragica perdita di due tra i nostri migliori cittadini, Lord Custis e Morgan Pendleton. Tutti i beni e la rappresentanza parlamentare vengono ereditati da Lord Trevor Pendleton, che chiede rispetto per il lutto. Attenzione, cittadini di Dunwall. Saccheggiare le zone evacuate è un reato molto grave e sarà punito sommariamente dagli ufficiali della milizia. Mostrate orgoglio in questi tempi difficili. Rispettate la proprietà e i diritti degli altri cittadini di Dunwall e preservate l'eterna bellezza della nostra amata città. Corvo! Ehi! Hai fatto delle facce davvero buffe mentre dormivi. Ho deciso di dormire nella tua stanza mentre Calista faceva il bagno. Mi ha detto di correre sempre qui in caso di guai. Calista viene a prendermi appena è pronta. Grazie, Corvo. Mi sento meglio. Attenzione, cittadini di Dunwall. Il circolo ascensionista ha scelto di firmarsi come alto sacerdote. Sia lodata questa decisione. La danza dell'investitura inizierà immediatamente. Il restauro del ponte di Colwyn è rinviato a tempo indeterminato. Attraversatelo a vostro rischio. Spero che Sokolov collabori. Speravo di farmi ritrarre nuovamente da lui un giorno. Stavolta da solo. Medico Reggio, ritengo che tu e Corvo vi siate già conosciuti in passato. Almeno lui conosce il significato della parola lealtà. Bah, io sono leale al mio spirito. Sei tu che complotti con il ricercato numero uno dell'impero. Sono certo che Corvo sia innocente e non abbia ucciso l'imperatrice. E che l'ex capospia, il cosiddetto Lord Reggente, sia un tiranno spietato e voglia distruggere questa città, cuore stesso dell'impero. Vi sbagliate se credete che tra me e il Lord Reggente regni l'accordo. Non conosco le vostre intenzioni, ma vi assicuro che non mi spavento facilmente. Forse non mi temi, Sokolov, ma temi questi ratti. Anche se non portano la peste, ho sentito dire che un branco può scarnificare un bambino in 30 secondi. Che orrore. Quanto credi di resistere prima di parlare, prima di implorarci? Ratti, sono loro i tuoi nuovi amici, ammiraglio? Sono i tuoi amici che ci interessano, Sokolov. Sappiamo che hai ritratto la compagna del Lord Reggente, l'aristocratica che sta finanziando i militari con le sue ricchezze. È lei che permette al Reggente di controllare la città e dobbiamo sapere come si chiama. Spiacente, ammiraglio, non ne ho idea. Fai parte di questa plebaglia, ma so che hai i tuoi motivi. Proprio così. Vogliamo solo sapere chi è la compagna del Lord Reggente. Tutto qui. Ho deciso di non dirvelo. Dovrete costringermi a parlare, ma vi avverto, la mia forza di volontà è leggendaria.
Spiacete, Sokolov. No, non eratti. Fermi, fermi! Vi dirò tutto quello che volete! Devo salvaguardare le migliori attività intellettuali di Downwall. Non posso dirvi molto. Non l'ho mai vista in volto, né ho mai saputo il suo vero nome. Si fa chiamare Lady Boy, sì. Io l'ho ritratta da dietro. E vi assicuro che è comunque un dipinto eccezionale. Ma non so quale Boy sia. Dovevano presentarmela proprio al ballo in maschera dato in suo onore stanotte. Ma immagino che non parteciperò. Un ballo in maschera a Villa Boyle, stanotte. Tempismo perfetto, Corvo. I Boyle sono ricchi e spietati, quindi la sicurezza sarà alta. Certo, ma tu hai già la tua maschera, non è vero, Corvo? Esatto, potrai confonderti con gli altri ospiti. Dovrai scoprire quale delle Boyle è legata al Lord Reggente ed eliminarla nel modo che preferisci. Ci siamo quasi. Corvo, se avrai successo, potremo colpire il Lord Reggente e insediare la nostra Emily sul trono. Che il vento ti aiuti. Ho sentito che stasera andrai al ballo a Villa Boyle. Avrei un piccolo favore da chiederti. Porteresti questo messaggio al Lord Shaw? Lo vedrai. È un uomo rude con una maschera da lupo. Magari mi starà cercando. Battaglie navali ne hai fatte? Certamente. Hai mai visto i pirati? Ne hai affondati? Ovvio, a decine. Oh. Ma non sono storie per bambine queste. Ma io sarò imperatrice, no? E allora dovrò affondare un sacco di navi nemiche. E questo lo fanno le imperatrici, no? Certo. Lo sapevo. Certe navi pirata hanno a bordo delle streghe che scatenano tempeste e comandano le balene. Sì, più o meno. Ora è meglio fare silenzio. Caro zio. E così avete già curiosato nella mente del grande Sokolov. Devo ammetterlo, è davvero emozionante avere con noi persone del calibro tuo e di Sokolov. Chissà se possiamo sfruttare a nostro... Il medico Regio ha molti difetti, ma apprezza il buon vino.
stato voi. Siete stato voi? Siete stato voi? Siete stato voi? Siete stato voi? Ballo in maschera. E tu indossi la maschera più bella di tutte. Entrare in un covo di aristocratici, adulatori del Lord Reggente, io piuttosto preferirei gettarmi in pasto ai pesci. Lord Pendleton fa eccezione, chiaro. Attenzione, cittadini di Dagon. Saccheggiare le zone evacuate è un reato grave e sarà punito sommariamente dagli ufficiali della milizia. Mostrate orgoglio in questi tempi difficili. Rispettate la proprietà e i diritti degli altri. Non è come sembra. Stavo inventando una nuova serratura. E la chiave era a forma di fiocco di neve. In realtà non ci sono serrature. Stavo, sai, sbirciando dalla serratura. Non potrei vivere se lo sapesse. So che sei un uomo d'onore, che potresti uccidermi in qualsiasi momento. Per entrambi questi motivi mi scuso. E ti chiedo di essere discreto. Hai bisogno dei miei servizi? Possiamo tornare subito al negozio.